Bene, vorrei fare dei test riguardo le impostazioni audio della GoPro senza microfono esterno, ma utilizzando i microfoni incorporati della camera. Allora, adesso sto registrando in modalità stereo. Attivando Pro Tune, praticamente si va nella sezione dedicata al microfono e ho selezionato stereo. Così è stereo. Bene, ora ho selezionato la modalità vento, quindi sto registrando in modalità vento. L'audio dovrebbe essere diverso perché viene, se non sbaglio, sfruttato un altro microfono, non i microfoni stereo, ma il terzo microfono, quello che, se non sbaglio, è dedicato appunto per la rimozione dei rumori di fondo, come ad esempio il vento. Quindi ora sto utilizzando il microfono, modalità vento. Ok, ora sto registrando in modalità auto, quindi la camera decide cosa fare, se attivare l'audio mono del microfono vento, se utilizzare i microfoni stereo o se andare a togliere rumori vari di fondo, come ad esempio appunto il vento. Quindi questa è la modalità auto. Modalità auto. Bene, ho potuto revisionare le tre clip registrate con le tre modalità audio selezionate. Ho potuto constatare che nella modalità auto la camera inizia a registrare con il microfono dedicato appunto alla modalità vento per poi aprirsi in stereo con gli altri due microfoni. Ok, ora sto registrando in modalità auto, quindi la camera decide cosa fare, se attivare l'audio mono. Ok, ora sto registrando in modalità auto, quindi la camera decide cosa fare, se attivare l'audio mono. Questo succede, almeno secondo le mie prove, in tutte le clip che vengono registrate. Quindi per i primi secondi abbiamo l'audio centrale mono registrato dal microfono solo vento, per poi venire pescato dai due microfoni dedicati alla modalità stereo. Questo forse perché la camera inizialmente cerca di capire se ci sono rumori di fondo, come gestire tutto l'audio, insomma, questa roba qua. Nella modalità invece solo vento viene utilizzato appunto, se non sbaglio, sempre il microfono dedicato alla rimozione rumori o vento, che sarebbe un microfono, non so di preciso dove è posizionato, quindi abbiamo audio mono, però con una qualità, più bassa, quindi l'audio non è cristallino e non è proprio perfetto, secondo me. Mentre invece nella modalità stereo, noi abbiamo subito l'audio cristallino, adesso sto registrando in modalità stereo, però, non abbiamo poi, in aiuto, l'eventuale microfono per la rimozione dei rumori tipo il vento. Quindi, se magari arriva vento o, ci sono dei rumori che vanno a, coprire la voce, ci riteniamo perché la camera non li gestisce. Quindi la modalità auto, secondo me, è la modalità migliore per situazioni in esterna, situazioni comunque dove ci sono rumori di fondo importanti, mentre la modalità stereo, cioè questa qui, è la migliore se si registra in ambienti chiusi o comunque lontani da rischi di interferenze. Quindi la modalità stereo è quella da me prescelta, secondo me la migliore. L'unico problema, se così vogliamo chiamarlo, è il fatto che comunque, se vogliamo registrare vlog e avere la voce mono, come di solito si fa per migliorare comunque la qualità dell'audio, dobbiamo poi agire nel programma di video editing per rendere appunto la traccia stereo mono, per poi inserire magari musiche, colonne sonore in stereo e avere l'apertura della musica, delle colonne sonore e la voce centrale in modo che esca sempre dritta e pulita.